Yeah. Dopo la sconfitta con il Borgo Ghevizzano per 0-1, il Cattolica si prepara al prossimo match in casa della Correggese. Una partita molto difficile. Questo pomeriggio noi abbiamo ascoltato attraverso le interviste realizzate da Roberto Gabellini diversi componenti della società giallorossa. Abbiamo fatto il punto della situazione. La linea a Roberto. Simone Lilli, una settimana non certamente felice però... Hai dovuto ricaricare le batterie ai ragazzi, a te no perché sei sempre carico al 100%, però va recuperata la squadra perché il primo tempo di domenica scorsa è stato un primo tempo da non ricordare. Io invece dico che il primo tempo di domenica scorsa bisogna ricordarselo molto bene, perché sono... Da un punto di vista di atteggiamento mh, si può fare sicuramente molto molto meglio. Poi da un punto di vista di gioco, di situazioni, giocare, non giocare, fermarsi, ripartire, posso, queste cose possono, possono succedere. Però ecco, io non ho, non ho visto questa domenica, come ho detto ormai mille volte ai ragazzi in questa settimana, lo stesso atteggiamento, lo stessa, la stessa partecipazione, la stessa mh, energia che avevo visto la domenica prima, non solo nella partita, ma nel contesto anche prima, durante, dopo, la stessa energia che ho visto con la San Maurese. E questo è, questo è per una squadra che si deve costruire, per un gruppo che si deve costruire, è un errore madornale. Però dopo dico anche che il secondo tempo. E ho visto una squadra che ha provato in tutte le maniere a portare a casa la partita, però non ha letto l'ultima situazione come doveva leggere per, per comunque portare a casa un risultato positivo, ma comunque già il fatto di aver fa avuto questa reazione per me è molto, è molto importante, ma anche per i ragazzi, perché dico sempre che hanno, hanno qualità. Io parlo sempre di autostima, però nel primo tempo, da quello che ho visto io dalla tribuna, ho visto che il centrocampo ha faticato a fraseggiare e a far partire le azioni. E quindi tu una risposta ce l'hai sicuramente. Ma guardi, io se devo, se devo valutare il discorso del primo tempo, così a mente fredda e la sensazione che ho avuto domenica. Infatti, poi tra il primo e il secondo tempo, gli ho detto: Ma qual è sta paura? È, qual è questo problema? Noi giochiamo a pallone, giochiamo a calcio. Mica... E ho visto questa, questa ansia, questo, questo timore, non solo da, nel reparto che hai detto te, ma in generale. E infatti, chi aveva visto la partita la settimana prima eh, dell'attacco, del centrocampo, della difesa, sicuramente ha visto almeno quel primo tempo con le stesse persone persone che erano in campo, a parte Gaiola, eh, ha visto persone diverse, ha visto giocatori diversi rispetto a San Mauro e quindi è quello che non deve succedere. La, la gioia, la voglia e l'entusiasmo di giocare a pallone ci deve comunque essere, anche se i punti in palio sono, sono importanti. Il secondo tempo, una volta che ci siamo detti delle cose dentro lo spogliatoio, eh, questa cosa è passando ai minuti un po' scemata. E abbiamo fatto quello che dovevamo fare il primo tempo. Abbiamo creato occasioni da gol. Insomma, il, il primo cazzotto, tra virgolette, lo potevamo dare sempre noi e questo era, era importante no? perché Chimena. Una volta, eh, mena, chi mena per primo, no, meno due volte. Noi purtroppo questo cazzotto non siamo riusciti, sportivamente parlando, non siamo riusciti a darlo e ce l'hanno dato loro ed è stato un bel knockout, almeno per la, quella partita lì. Adesso ci sono due incontri importantissimi dove la squadra deve dimostrare di avere carattere, determinazione e cattiveria agonistica. Elementi che, indipendentemente dagli obiettivi, una squadra di calcio deve avere, elementi che poi noi abbiamo dimostrato, almeno credo. Io posso essere anche di parte perché sono allenatore, però abbiamo dimostrato sempre. Eh, anche in fase altalenanti, però, nella partita no? se io vado a rivedere le sette partite, anche con squadre che erano forti, sono forti, lo dimostra anche la classifica. Noi siamo stati in campo, abbiamo sempre battagliato, ci abbiamo creduto sempre fino alla fine, anche nelle difficoltà, no? anche con un uomo in meno. Ecco, questo non deve mai non deve mancare perché non dimentichiamoci due cose: uno che questa squadra è stata costruita per salvarsi due che, che siamo solo alla settima partita eh, che è una squadra completamente nuova e che ancora ci sono 27 partite e a casa mia 27 partite sono 81 punti e 81 punti si può fare tutto facciamoli e infatti lavoriamo per questo bocca al lupo, creepy, 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 creepy. go una brutta partita vi aspetta la prossima settimana e dovete metterci tutto l'impegno, la determinazione la cattiveria per fare il risultato perché con le grandi avete sempre giocato bene. Mm, domenica scorsa, primo tempo, non eravamo noi, non abbiamo giocato come sapevamo noi, però penso che secondo tempo comunque l'abbiamo schiacciato, Poi, gli episodi, magari io sbatto il gol, la partita si vede in un altro modo, quello ha fatto gol. Calcio è questo, in serie di, di sfruttare questa occasione qui. Beh, tu eh, ovviamente eri sicuro di fare gol, se no non avresti sparacchiato alle stelle. Ma è un problema di postura oppure non hai visto che vicino a te c'erano altri tuoi colleghi? No, sinceramente quando io sono partito per l'azione era per fare gol, cioè ero partito, sì, ero partito cattivo per fare gol, poi magari nella, nella velocità dell'azione manco ho visto la porta, pensavo di essere in un'altra posizione, ho calciato forte perché pensavo che era giusto, tutto qua. No, no, ma nessun sì. problema, <ride> che capita perché abbiamo visto anche nei campionati di Serie A, eccetera, i gol che sbagliano Ronaldo e tanti altri campioni, quindi può avvenire, però il tuo ingresso in campo è stato estremamente positivo. Sì, sì io, io spero di dare qualcosa in più alla squadra quando entro, quando gioco, per aiutare questa società che comunque su di me credo tanto e, e boh, piano piano penso che lo sto facendo, poi i gol penso che arriveranno piano piano col lavoro. Cominciamo domenica prossima, è importante fare uno o due gol là, An anche tre? <ride> no, no, sì, sì, speriamo, speriamo di, di sbloccarmi domenica, però la cosa più importante è vincere, perché è importante. Dunque tu sai che la tiposeria, eccetera, tutti ti vogliono bene perché sei un bravo ragazzo, una brava persona, sempre impegnato e determinato. Quindi continua così e cerca di tirare più basso. <ride> la prossima volta farò così, grazie. In Bocca al lupo, eh, ciao. Eh. Piai. Domenica hai fatto comunque una buona partita, Dì, se non fosse stato quell'episodio finale di cui tu non hai colpa eh, dovevi essere un po' più attenta alla difesa, però dai hai fatto un'ottima partita. Sì, sì, secondo me ho fatto una buona partita, però dobbiamo migliorare un po' nel senso di squadre e queste cose, nell'ultimo minuto dobb dobbiamo essere un po' più svegli anche perché abbiamo preso... Alcuni gol di pali quindi dobbiamo essere un po' più svegli su queste cose. Sì, infatti i gol li prendete sempre nel finale, bisogna essere più svegli nel finale. Sì, bisogna avere quella voglia di non prendere gol, di portare a casa il risultato, secondo me. Comunque tu sei un ottimo portiere, quindi darai una mano, soprattutto domenica prossima è importante, perché avrete una squadra forte, potente, quindi dovrete cercare di stare molto, molto attenti e potreste portare a casa anche un bel risultato. Sì, sì, speriamo questo, stiamo lavorando per questo anche, quindi secondo me portiamo a casa un risultato, alcuni punti. Tu sei contento qua dell'ambiente di Cattolica Marignanese, eccetera? Stai bene qui? Sì, sì, sto bene anche dall'anno scorso che sono qua, quindi l'ambiente è sempre buono, tranquillo, ho sempre la voglia di lavorare, di migliorare, quindi questo è l'ambiente che mi piace. Se fate il risultato, ti intervisto anche la prossima settimana. Vabbè, vabbè. <ride> In bocca al lupo. Crepi. Rino, eh, domenica avete una partita estremamente difficile, però eh, il Cattolica Marignanese con le grandi ha sempre fatto bene. Sì, noi, noi con le grandi abbiamo sempre fatto bene, questo è vero, eh, dobbiamo imparare a fare la partita anche con quelle al pari nostro. Domenica affrontiamo una squadra che è abituata a giocare in questa categoria, ha sempre fatto squadre importanti da vertice. Noi siamo, io sono convinto, come, come abbiamo detto ieri i ragazzi, sia io in qualità di società che il mister, di essere un buon gruppo, di essere un gruppo di qualità, non dobbiamo dimenticare quelli che sono i nostri obiettivi, che sono quelli di mantenere la categoria e quindi ovviamente qualche partita la dobbiamo perdere, o perlomeno dobbiamo perdere qualche partita la perderemo ovviamente, però dobbiamo, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di... Di domenica e far capire e vedere agli altri che noi siamo una squadra che è difficile da battere, quindi questo dobbiamo ripartire da questo. La situazione mi sembra ottimale, il gruppo è molto coeso. Abbiamo visto anche negli allenamenti, eccetera. Tutti motivati e quindi vogliono riscattarsi perché. La sfortuna di domenica è stata di prendere il gol all'ultimo minuto senza avere la possibilità di reazione. Sì, noi se contiamo tutte le partite che abbiamo perso, noi l'80% delle partite le abbiamo perse nei minuti finali. Il che vuol dire eh, che facciamo una, una buona prestazione nei minuti prima, però manchiamo in questa, in, diciamo, in questa concentrazione fino al, no, al 95. Dobbiamo migliorare lì. Io in settimana mi sono molto arrabbiato, perché, non tanto per la sconfitta, perché come ho detto prima, sappiamo che il nostro obiettivo è quello della salvezza, quindi qualche sconfitta dobbiamo metterla in, in cantiere. Mi sono arrabbiato per, per come abbiamo affrontato il primo tempo. L'ho detto anche nell'intervista dopo, dopo il primo tempo: la squadra è rimasta nello, nello spogliatoio. Allora, noi abbiamo grandi qualità ma se, quello che ho detto ai ragazzi se giochiamo come il primo tempo di domenica noi faremo fatica a salvarci se invece affrontiamo le partite come la San il secondo tempo noi secondo me ci divertiamo perché ripeto, il gruppo ha grande qualità e noi dobbiamo giocare come tante finali con, eh, con la maglia sudata a fine partita e con il sangue negli occhi questo è lo spirito che devono avere loro bene, allora speriamo di poter gioire già da domenica eh, per Qualche punto conquistato? Io lo spero eh, perché la partita è difficile, eh, l'avversario lo conosciamo, lo stiamo preparando bene. Certamente non andremo lì a fare la comparsa. Loro lo sanno perché ormai un po' di, 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 di voce si è sparsa, che comunque siamo una buona squadra e quindi vediamo di affrontare al meglio questa trasferta. Manuel Gioia sei pronto a ripartire? Eh, hai avuto una brutta frattura però sembra che tu stia anticipando i tempi, abbiamo visto anche in allenamento che calciavi non con violenza ma per mettere in moto il piede. Sì, sì, diciamo che questo mio infortunio ha condizionato un po' l'inizio del campionato. Mettici anche il Covid, la situazione è un po' particolare in tutta Italia, diciamo che non è stato un periodo facile per me. Però diciamo che il peggio ormai è alle spalle, sto recuperando bene, sto cercando, come ha detto lei, di forzare un po' i tempi per quanto è possibile. Però è stato un brutto infortunio, quindi bisogna procedere con cautela. Quindi sono abbastanza contento di come sta procedendo e credo che per l'anno nuovo sia tutto a posto. Posso ricominciare alla grande, ecco. No, abbiamo visto che calci bene, eccetera. anche il preparatore ha detto che stai facendo dei passi da gigante, ancora ovviamente non forzi, ma fai bene perché è, è brutto dover magari incorrere in un altro incidente, però manchi tu alla squadra. Ma diciamo che ognuno è indispensabile per la squadra, ognuno è fondamentale, quindi ognuno c'è il suo ruolo, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi ritengo che io come gli altri compagni siamo indispensabili. Diciamo che l'unione fa la forza, come si dice, e l'unione del gruppo fa vincere i campionati o fa perdere i campionati, questa è una frase già detta e risentita, però è la verità. Io sto molto bene però siccome in precedenza ho avuto già un brutto infortunio in questo ginocchio sto procedendo con cautela e quindi mi riservo un po' per, per l'anno nuovo. Ecco. Poi fermo e considerando che questo 2020 non è andato un po' alla grande quindi lo lasciamo trascorrere per poi iniziare il 2021 nel migliore dei modi. Ecco, per essere a disposizione del mister, dei compagni e della società che mi ha dimostrato tanta vicinanza e fiducia nel momento più brutto diciamo, del, del mio percorso qui. Due partite difficili aspettano la Marignanese cattolica nei prossimi giorni, bisogna affrontarle con decisione, cattiveria agonistica e soprattutto tenere il cervello acceso per gli, negli ultimi minuti. Sì, sì, diciamo che questo è un campionato un po' particolare. Però abbiamo dimostrato di non essere inferiore a nessuno, di giocarcela con tutti. Anzi, forse può essere un punto di forza, perché tiene di più, al, più, più alta la concentrazione contro le squadre che diciamo, sulla carta sono tra virgolette più forti. Ecco. Diciamo che abbiamo dimostrato davvero di non essere inferiore a nessuno, però per episodi, diciamo per qualche episodio che ci è andato contro non, non siamo riusciti a portare a casa i punti che meritavamo sicuramente la classifica è un po' bugiarda per quanto ci riguarda e per quanto abbiamo dimostrato in campo però speriamo che il campo ci dà i nostri frutti e i nostri punti nel futuro ecco ti aspettiamo dopo la Befana? Con, con piacere con piacere intanto seguirò i compagni sarò sempre a disposizione del mister e del gruppo eh, anche da fuori cercherò di dare il mio sostegno come ho sempre fatto anche nel, durante l'infortunio ecco in chiusura grazie al contributo di Romagna Sport vediamo le gare al completo, l'ottavo turno di Serie D Girone D: Correggese, Marignanese, Fiorenzola Agnanese, Givizzano Bagnolese, Lentigione Prolivorno, Progresso, Forlì, Real Forte Querceta, Prato, Rimini, Corticella, San Maurese, Seravezza che sarà anticipata al sabato pomeriggio, Sasso Marconi, Mezzolara.